Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che approdate sul canale di Ginny the Flame. Oggi spacchetteremo ta-da! La nuova collezione di trading cards Welcome to Hogwarts. Allora, questo qui è praticamente uno starter pack, diciamo, che contiene, allora, il collector album, vabbè, praticamente il raccoglitore in cui potete mettere le card, con tre bustine più tre card limited edition. Questo costa solo 9,90 euro. Allora, ho deciso di fare questa collezione perché quando è uscito il castello in edicola praticamente mi è rimasto qui, perché come spesa definitiva veniva tanto, anche se era una tantum, era tipo 7,90 o 7,99, non ricordo al momento, però alla fine, mettendo tutti i pezzi, veniva tipo, boh, 400 euro, 500, non mi ricordo. Quindi veniva praticamente un mutuo e ho lasciato perdere, cioè non l'ho proprio iniziata e comunque mi è rimasta un po' sull'anima, perché chi non vorrebbe il castello di Hogwarts nella propria casa? Tutti lo vorremmo, ma purtroppo veniva troppo. Quindi ho deciso di investire invece su questa collezione. Perché? Perché le bustine, ne ho comprate un altro paio, le bustine vengono 1,50 euro e all'interno troviamo 6 cards, quindi anche se non siete super fissatissimi da fare la collezione, magari volete solo qualche card oppure anche scambiare con gli amici, perché comunque alla fine si possono scambiare i doppioni, no? Se non siete super 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 fissati, devo comprare tutte le bustine prima che finiscono, devo fare la collezione, oh mio Dio! Se non siete super fissati, anche un po' alla leggera, io la farò così, un po' alla leggera, non mi fisserò troppo di dover trovare tutte le card rare, anche perché ci sono le limited edition, e trovarle tutte ovviamente richiederebbe più soldi, perché ovviamente devi comprarti più bustine per avere la possibilità che escano. Invece, cioè, se mi escono bene, se non mi escono non fa niente, sono belle le card, perché già ho visto un pochino online anche altre persone che hanno spacchettato le bustine, anche tante bustine. Ci sono anche due pacchetti speciali, uno si chiama, mi sembra, Giratempo, e un altro si chiama, non mi ricordo, poi controllo e ve li metto qui, in cui ci sono 16 bustine all'interno di questo pacchettino e contengono anche delle card limited edition e anche delle card speciali, se non erro. Comunque adesso ci spostiamo e spacchettiamo, così vediamo cosa esce all'interno, come si presenta all'interno e cosa esce dalle bustine. Allora ragazzi, io non avendo un'attrezzatura per registrare questo tipo di inquadrature, spero che così si veda. Allora, iniziamo. Ecco qui, questo qui è il raccoglitore, poi magari vi faccio delle riprese dopo a mano e ve le faccio vedere e ve le inserisco. È figo però, eh? Anche se alla fine è un raccoglitore in cui mettere le bustine, però che bello. Cos'è questo? Oh, che bello, ci sono tutte le spiegazioni delle card, bello bello bello. Ok, ovviamente adesso non lo so più rimettere dentro. Ah, ecco, quindi immagino anche questo da quest'altra parte. Cioè, che bello, che bello, sia la stessa cosa. Ok, e dovrebbe cosa mi è uscito? Wow, ovviamente la luce fa tutto un casino, poi dopo casomai le faccio vedere. Ok, nello starter pack quindi sono uscito. Wow, che figo questo. Che bella. E poi questo è l'armadio svanitore. Che figo. E poi spacchettiamo. Queste sono le tre bustine che sono uscite dallo starter pack, mentre queste altre due sono quelle che ho comprato io. So che non si starà vedendo per niente bene un cavolo di niente, ma scusate, scusate anche le mie mani che fanno schifo.
Harry. La scena dell'ippogrifo che ferisce Malfoy. Ok. Queste sono al contrario. Ah, Sirius! Ok, ragazzi, io ho finito la collezione. Per me è tutto a posto. Wow, bello questo. Questo era tipo un poster che ho visto su internet. E poi la McGranite. Apriamo un'altra, apriamo un'altra. Mi piace un sacco aprire le bustine. Apriamo un'altra, apriamo un'altra. Na na na, na 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 na. Hermione. Ancora Hermione ed Harry. Allora, da quel che ho capito, qui ci sono i simbolini del libro a cui corrispondono. Quindi, questo qui è il prigione di Azkaban. Questo qui è la camera dei segreti, credo? Sì. Allora. Wow, bella questo! Ok. Ron. E Harry. Questo serpente è i doni della morte o qualcosa. Vediamo la prossima. Questa è l'ultima delle tre che sono uscite dallo starter pack. Vediamo un po'. Ah, che bello, Nagini. Wow. Da quel che ho capito, allora, quelle ce ne sono anche le numerazioni. Da quel che ho capito, le speciali, cioè le limited edition, non hanno una numerazione. Che figo questo. Ah, Cedric. Vai, Cedric. Bella questa di Ron. Questa è speciale, quindi. Wow. Che bello. Poi adesso apriamo le due invece che ho comprato io. Vediamo se sono stata fortunata o già mi uscirà qualche doppione. Ma intanto già mi sono dimenticata tutto quello che mi è uscito. Quindi, con la memoria che ho, ecco qua. Sì, Harry, quando è un deficiente non riesce ad accappare una lettera. Torneo tre maghi. Che figa, la Nimbus 2000, che è la mia scopa preferita. Non so se lo sapete, ma la Nimbus 2000 è la mia scopa preferita. Poi, wow, che figa questa. Spero si veda bene. Poi quando editerò... Oh, la Fenice, ok. Grande, stupendo. Grandissimo. E poi... questa. Apriamo un'ultima bustina. Comunque non è che dovete fare per forza la collezione tutta, secondo me. Poi ovviamente siete collezionisti, è normale. Però se vi esce già... Dementor! Vi escono già, che so, le cose che vi piacciono, tipo me. Io non so se la farò tutta, vediamo come andrà, vediamo anche... Oh, che bello Hagrid. Vediamo anche la fortuna che avrò. Queste sono girate perché sono speciali. Wow! Bella questa di Piton. Quest'altra... Ah, Voldy! Oh, questa è fighissima, questo effetto mi piace un sacco. E poi... cos'è, Nagini? Sì? Ma questa è speciale, non so, io non so. Non le so, poi dopo mi devo andare a vedere tutto. E niente, questo è tutto quello che mi è uscito, ragazzi. Ragazzi, fighissimo, perché quello dietro non era un altro opuscolo dimostrativo, ma è proprio una checklist in cui voi potete mettere la spunta sulla card che avete e quindi vi segnate la collezione. Figo! In definitiva, ragazzi, credo che valga la pena affrontare questa piccola spesa. Le bustine costano 1,50€, lo starter pack viene solo 9,90€ e anche potete anche non comprarlo, perché alla fine è un raccoglitore. Potete mettere anche in un altro raccoglitore che avete o un altro raccoglitore che costa meno. E le bustine costano appunto 1,50€, potete completare la collezione se volete o potete anche non completarla, perché comunque le singole card sono belle, quindi a già possedere quella singola card, magari puntare a possedere quella, una volta che avete quella, basta, potete scambiarle con gli amici, quindi secondo me è una cosa che si può fare. Approviamo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, che cosa vi è uscito. Intanto c'è il mio gatto che si sta facendo la toiletta. Vabbè, non fa niente. Salutiamo anche il mio gatto, si chiama Polly. Ciao Polly. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mettete vi piace. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!